Anche Arezzo e la sua arte orafa saranno sul palco dell'Ariston, insieme ai gioielli realizzati per la rappresentante di Lista. Il duo è composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracena, che quest'anno competerà nella sezione campioni con il brano A Mare. Le stiliste sono le studentesse della scuola Orafa Margaritone di Arezzo, Chiara Angeli, Giada Falsetti, Nicole Marchini, vincitrice del contest per questa ideazione e realizzazione, grazie all'importante collaborazione che si è instaurata tra CNA e Istituto Tecnico Margaritone di Arezzo, con un giudice importante di commissione, qual è Bruno Tommassini. La nostra scuola, l'Istituto Tecnico Professionale Margaritone di Arezzo, è onorata di partecipare a questo importante progetto che porterà alla realizzazione dei gioielli e degli accessori che accompagneranno la rappresentante di Lista sul prestigioso palco di Sanremo con la canzone A Mare. Proprio per questo ci teniamo a ringraziare CNA, in particolare Mauro Benvenuto, per questa importante opportunità che sta offrendo ai nostri ragazzi. Hanno sposato fin da subito con straordinario entusiasmo questo progetto. Abbiamo organizzato un concorso interno di idee che ha portato ben 40 ragazzi a partecipare al progetto e hanno realizzato appunto una quarantina di bozzetti. I ragazzi sono tutti della nostra scuola, quelli che hanno partecipato fin dalla prima alla quinta, quindi in maniera trasversale sono ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni. Su questo concorso di idee, poi abbiamo selezionato i bozzetti migliori, una commissione istituita proprio da CNA con esperti ha selezionato i bozzetti migliori e da questi poi ne sono usciti altri ulteriori 10 che poi saranno quelli che verranno approfonditi e selezionati proprio dallo stilista che curerà il look dei nostri cantanti. Siamo qui dentro la scuola Orafi di Arezzo per portare avanti il progetto dei gioielli per i ragazzi, per il gruppo musicale che andrà a Sanremo. E intanto il progetto è iniziato con grande amore della scuola, di tutti gli insegnanti, di Martina Scala soprattutto, e i ragazzi si sono dimostrati molto interessati e anche molto capaci nello sviluppare idee e pensieri che gli abbiamo comunicato. Siamo quasi arrivati alla fine e ora ci stiamo avvalendo della super consulenza del presidente Bruno Tommasini, presidente Federmoda Toscana, che è venuto insieme a noi per far sì che il suo background possa portare qualcosa di importante in più in questa realizzazione.